Nuovi trainer che scelgono di venire di stanza qui a San Siro. L'ospite di oggi arriva dalla Toscana, è una donna e siamo nelle scuderie di Cristiana Signorelli. Buongiorno Cristiana. Buongiorno a te. Sono ritornata a Milano a fine luglio, perché comunque io sono di Milano e mi sono insediata qua. Ero andata in Toscana con l'idea di svernare ormai 13 anni fa e mi ero trovata talmente bene, diciamo, lo stile di vita è, diciamo, è meno caotico di quello milanese e decisi di rimanere in Toscana. Sicuramente è stata una bellissima esperienza perché nulla toglie, lo rifarei volentieri, però insomma diciamo che dopo anni e anni e anni risenti la necessità di riavvicinarti a quelle che sono le tue radici e ho deciso di ritornare a Milano. Quindi una scelta di cuore o una scelta comunque con dei motivi anche tecnici? Allora, sicuramente alla base ci sono dei motivi tecnici e poi anche una scelta di cuore. Motivi tecnici perché in Toscana ero riuscita, diciamo, ad avere una bella scuderia con proprietari sia di Milano che toscani. Purtroppo questa crisi che ha colpito tutti, ha colpito però in particolare molti proprietari toscani, per cui si era creato in scuderia uno squilibrio tra proprietari milanesi e proprietari toscani che piano piano hanno chiuso. Logicamente già insomma un po' di malinconia nel rimanere giù cominciava a farsi sentire e allora ho deciso non ha più senso rimanere in Toscana avendo proprietari di Milano, torno a Milano. Allora, per ciò che riguarda il mio parco cavalli, in questo momento ho ridotto molto rispetto a un numero che ho avuto nel passato. Ho puntato molto sui puledri, diciamo il cavallo di media-bassa categoria, ho preferito accantonarlo, vista la situazione insomma che non è delle più floride. Per cui ricomincio con i puledri. Ho sei puledri che devono ancora debuttare tutti. E vedremo, insomma, piano piano se riusciremo a trovarne qualcuno che ci leverà qualche soddisfazione. Io sono ottimista. La vita dell'allenatore è una vita che puoi fare solamente se sei spinto da un'enorme passione, perché comunque è una vita che ti implica parecchi sacrifici, soprattutto per ciò che riguarda, diciamo, la presenza che un allenatore deve avere in scuderia. Nonostante magari anche avverse condizioni meteo, caldissimo, freddissimo, l'allenatore ci deve essere sempre. I cavalli hanno bisogno di essere guardati sia la mattina che il pomeriggio, devono essere seguiti nella fase di preparazione, bisogna rendersi conto se ci sono dei problemi o stanno per arrivare dei problemi e poi chiaramente gestisce dei capitali altrui, per cui ci vuole anche una presa di cuore da parte di quelli che sono gli impegni economici di diverse persone. L'allenatore deve essere pressoché sempre presente in scuderia, per cui anche per ciò che riguarda le vacanze o dire andiamo a fare un weekend come fanno le persone normali che staccano il venerdì e rientrano in ufficio il lunedì, per noi questa è una cosa che non esiste, però se tu hai la passione, se la mattina ti svegli e non vedi l'ora di vedere i tuoi cavalli, è una cosa che passa in secondo piano. Non si può fare particolarmente tardi la sera perché la mattina insomma la sveglia abbastanza presto, infatti nel periodo delle notturne quando magari uno ha un cavallo che corre a un'ora e mezza di macchina a mezzanotte, torna a casa alle 2 della mattina, alle 4:30, 5 massimo deve essere in scuderia, le fatiche fisiche si sentono. Però ripeto, quello che ti può dare un cavallo e la soddisfazione di allenarlo non ha prezzo, sono sacrifici che uno fa perché ha la passione, altrimenti è meglio cambiare mestiere. Quelli bravi, vabbè, magari
adesso andiamo all'estero, allenatori bravissimi hanno anche magari fior di assistenti, per cui si possono anche permettere di non essere sempre presenti, ma quella è un'ipica ricca. Noi dobbiamo, diciamo, fare come l'argilla, ti devi adattare a quella all'ipica che abbiamo noi, quindi non potendo avere né 10 assistenti né tantomeno poter avere una schiera di terze persone che fanno le tue veci, giustamente devi gestire la cosa in prima persona. La struttura di Milano, se parliamo per ciò che concerne il centro di allenamento, sicuramente la selettività delle piste è una cosa che credo ci invidino tutti. Nulla toglie a quello che è stata la mia esperienza in Toscana, però diciamo la pista di Milano ha quella dirittura che non abbiamo da nessuna parte in Italia. Per cui se hai un cavallo lo senti, ecco, se è un cavallo che magari ha dei suoi limiti su una pista di questo spessore si esaltano di più, ecco, rispetto a una pista un po' meno selettiva. Il milanese ha come sempre dei personaggi che fanno parte un po' dell'ippodromo di Milano, sono una parte dell'arredamento milanese, per cui senza loro l'ippodromo perderebbe molto di quella che è il piano, diciamo, colorito dello spettacolo. Devo dire che rispetto agli anni passati vedo molta più gente esterna al nostro settore. Bambini, famiglie, la domenica c'è tanta gente che probabilmente non ha mai visto un cavallo da vicino, che viene volentieri a passare un pomeriggio all'ippodromo per esperienza personale ho portato persone che nonostante abitino a Milano non avevano mai avuto occasione di entrare all'ippodromo di San Siro, sono rimaste basite per quello che è lo spettacolo, perché comunque il colpo d'occhio della pista, di queste tribune è qualche cosa, insomma, non comune. Fattore pubblicitario, per cui un metropolitana, la gente poteva vedere appunto questi cartelloni pubblicitari riguardante San Siro, è una cosa che credo che abbia avuto dei risvolti, perché c'è più gente non del nostro settore che comunque viene a vedere e passa una piacevole giornata. Un posto così a Milano, insomma, è difficile trovarlo. Emozione anche già entrare solo all'ingresso davanti alla fontana, già entri in un'atmosfera che non è di tutti i giorni. È vedere questa tribuna alle spalle, vedere questa pista, ti lascia un segno. È una cosa che, nonostante insomma non più volte ci sia entrata, però ogni volta è suggestivo. Allora Cristiana, noi abbiamo parlato della fontana, abbiamo parlato del tondino, ma ti diamo appuntamento invece, sperando di vederti alla posta, quella del primo posto, a San Siro, da dove cominci il tuo nuovo corso. Ti salutiamo e ci vediamo in pista. Grazie a voi, buona giornata.